Ogni videogioco nasce con lo scopo di essere giocato da più persone possibili, giusto? Ma se vi dicessi che ne esistono alcuni così poco giocati che non hanno nemmeno una recensione? Per questo motivo ho fatto un po' di ricerca e ho scaricato i 5 giochi più promettenti senza recensioni. Ci penso io a dargli il loro primo voto, ma prima devo testarli e ho un'unica regola da rispettare. Devo essere onesto, non posso mentire se è brutto. Partiamo con Bear Cycle. Il primo gioco promettente che ho trovato mi ha attirato per un semplice motivo. Nel trailer c'è un orso che guida una moto. E basta, solo questo. Sono prontissimo per il primo gioco, Bear Cycle. C'è una cosa che mi è saltata subito all'occhio con questo gioco. Va contro le leggi della fisica. Cioè, non esiste il freno. Se sto andando a tutta velocità, lui si gira di colpo. Guarda... Poi tra cibo sconosciuto. Cosa sono quelli? Sono dei panini, dei sandwich col Philadelphia. Cosa sono? Incredulità. Com'è possibile che nessuno abbia mai giocato a Bear Cycle? E trick assurdi per essere stati fatti da un orso. Ho imparato a fare i trick? No! Devo dire che mi ritengo piuttosto soddisfatto di questo gioco incredibile, a parte per una cosa. No! Non si possono non far fuori gli animali. Come posso non prendere questo animale? Come posso evitarlo? Ma l'ho ucciso da fermo! C'è poco da dire, mi ha aggasato davvero tanto. Non me l'aspettavo. Questo primo livello! Come non mi aspettavo questo finale di livello? Un poliziotto! No, l'ho ucciso così. Vabbè, passiamo alla recensione. Steampunk, oltre che ad avere zero recensioni, aveva un trailer molto interessante, cioè con delle persone che stanno palesemente facendo finta di giocare. Cioè, ma lo puoi mettere in un trailer? Ok, mi inquietano un po' questi personaggi. Dopo la selezione del personaggio, sono stato catapultato all'interno del gioco. Ok, mi diverto con poco. E ora vi riassumo le cose che ho capito. Questo è il convoglio, devo proteggerlo a tutti i costi. Questo sono io che faccio benzina al convoglio, che altrimenti non va avanti. E questi sono i miei temibilissimi nemici, che all'inizio sembravano anche carini, ma poi vedrete. I personaggini si muovono in un modo un po' strano. Guardate questo, vi prego. Aiutatemi. Poi no. Ok, missione superata. Così totalmente a caso. Non c'era un traguardo, non c'era niente. E a parte il tutorial superato con agilità, mi sono subito reso conto di un problema. Questo gioco è stato creato per essere giocato in 4 e la difficoltà è calibrata su 4 giocatori, cioè non su uno. E infatti ho perso. Quindi se gioco da solo, guardate cosa succede. È impossibile. Questa volta non posso perdere. Io non ci credo che sia calibrato per essere giocato in 4 e ti danno la possibilità di giocare da solo. Poi con questa canzone in sottofondo è tutto così perfetto. Io triste. Arrivato a questo punto mi sento in difficoltà. Non so se continuare oppure se spegnere questo gioco. Non ho un tasto per uscire. Non ho un tasto per uscire. Alt F4. Terzo gioco promettente che ho scelto senza recensioni mi ha attirato per una cosa in particolare, cioè il fatto che ci sono degli ortaggi vivi. Ora tocca Cursed Crops, o in italiano si dice Cursed Crops. Mi sento più videogiocatore adesso. Oh, guardate che in base a dove muovo il cursore si muove la piantina. Già che vedo tipo una carota con i muscoli, questo gioco mi piace.
come in tutti i giochi abbiamo la solita selezione del personaggio. Lui lo vedo bello incazzato. E lo scopo di questo gioco è comprensibile fin da subito, perché gli ortaggi della nostra fattoria sono maledetti, per non dire pompati, e dobbiamo farli fuori. Ma perché un bambino con un'arma? Ok, vedete, così taglio gli ortaggi. Ah sì, e lo scopo ovviamente è difendere la fattoria, che sarebbe quella casa lì dietro rossa. No, devo difendere la fattoria. Fuori dalla mia palude! Cosa ci fate nella mia palude? Cos'è questo? Cos'è? E siccome io ho il videogioco nel sangue, sono riuscito tranquillamente nella mia missione. Sono morto. Sì, quella di morire in ogni gioco che provo. E ora? Sono tornato in vita. Non è successo niente. Guardate, mi stanno come un pesce. Guardatemi. E dopo aver sparato dei colpi di pistola a una verdura, non avrei mai pensato di dire una cosa del genere in vita mia. Ho davvero portato a termine la mia missione. Ce l'ho fatta. Il quarto gioco che ho scelto ci farà sentire probabilmente degli eroi, perché si può salvare il mondo con la tastiera e allo stesso tempo denuncia il suo riscaldamento globale. E non chiedetemi come sia possibile. Finalmente un gioco educativo. Sono fatti bene questi giochi. Sono fatti proprio bene. In questo gioco invece siamo noi i salvatori della Terra e dobbiamo salvare il mondo da delle lettere che stanno cadendo dallo spazio. Non chiedete altro. Mission completed. Cioè, delle lettere volanti che sarebbero tipo oggetti non identificati che si stanno per schiantare sulla Terra. E sarà per la musica di sottofondo. O per il fatto che ti senti un eroe. Wow, primo livello andato. Vai, facciamoli tutti. Questo gioco mi sta piacendo. Inizio a capire poco. È più difficile di quello che pensavo. Vediamo se riesco a farvi vedere come premo i tasti della tastiera. Ci provo. Ho appoggiato il telefono sulla mia pancia. No, sono troppe. La Terra è a 47 gradi. Io credo che saremmo già tutti morti. Comunque non capisco perché la gente nessuno abbia giocato a questo magnifico gioco. Vai, ho schiacciato per sbaglio! E questo gioco è così realistico che appena non riesce a salvare la Terra per solo una volta, finisce tutto. No, scherzo. Ho l'ultima possibilità. Se mi tocca qualcosa sono morto. No! C'è anche la luna! Devo salvare anche la luna! Ok. Questo quinto gioco vi lascerà senza parole. L'ho scelto principalmente perché dal trailer mi sembrava simile a Spider-Man. E perché abbiamo una missione importantissima, salvare il piccolo Johnny. Ah, e anche perché era in sconto. Sì, anche per quello l'ho preso. Sono pronto per giocare all'ultimo gioco, finirlo e salvare mio figlio. Sì, cioè lo scopo del gioco è salvare il figlio del protagonista. Stiamo volando con nostro figlio. Vola via la frutta con i cesti, in un modo fisicamente strano. Sto provando a indovinare. Nostro figlio vola via dall'aereo. Ok, dobbiamo trovare nostro figlio che è caduto dal nostro aereo con un paracadute. Ma io non ho un joystick. Non posso giocare con la tastiera? Ah, ok, mi stavo preoccupando. Dobbiamo prendere le arance. È il nostro obiettivo principale. No, scherzo, il nostro obiettivo principale è salvare il nostro figlio.
Bellissimo. Non vedo l'ora di salvare mio figlio. Qui non ci sono nemici. No! Ah! Ah! È difficile, come faccio a passare quella parte? Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo anche i ricci come nemici. Qui non ci sono nemici. Io capisco tutto, però sono innocui, poverini. Cosa possono farmi? Ho deciso. Forse l'ultima cosa che faccio oggi, salverò mio figlio, Johnny. Giocherò tutto il giorno pur di salvarlo. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma questo gioco mi ha divertito tantissimo. Allora, a parte il fatto che l'ho giocato più di 7 ore in 2 giorni, ma dettagli, volevo davvero salvare Johnny a tutti i costi. Ogni livello era più difficile dell'altro e non sapevo quando sarebbe arrivata la fine. Tutto questo fatto insieme a Harry. Sì, gli ho appena dato il nome Harry perché, cioè, non vi sembra che abbia una faccia da Harry? Cioè, dai. Comunque, io e Harry abbiamo attraversato le peggio difficoltà. Api, porcospini, denti affilati in movimento, altre api, altri porcospini, abbiamo superato di tutto. E vi giuro, non vi so dire quante volte abbiamo perso la vita, ma credo attorno alle 600, tantine. Però le avventure che abbiamo passato insieme sono indimenticabili. Tutto questo fatto per arrivare al momento finale, salvare Johnny. È stato un momento bellissimo. Ah, sono tipo 2 giorni che ci provo, ma finalmente ho salvato Johnny. A parte il fatto che non c'era nessuna animazione finale, ma c'era solo un messaggio da parte degli sviluppatori. Tutto quello che è successo in queste ore lo porterò per sempre nel mio cuore. E sono contento che, grazie a me, finalmente Johnny e Harry possano vivere felici e contenti. Per sempre. Mi sono emozionato. Come fa ad avere 0 recensioni questo gioco?